Chiusa la parentesi creativa, per i collegiali è il momento di scoprire chi potrà proseguire l'avventura verso il diploma. Si alzino. La signorina Carbotti. Cosso. De Chiara. Gumiero. Comeia. Mannucci. Ortona. Poni. Rossi. Tosi. Carrozzo. Complimenti. Siete tutti ammessi agli orali. Ora si alzino Caviglia, Frigerio, Cobelli e De Bortoli. Signorina De Bortoli, proprio lei che mi sta guardando così. No, non capisco, cioè... Sono sorpreso anch'io. Ci aspettavamo di più. Non ha raggiunto una sufficienza piena. Ma vogliamo darle la possibilità di recuperare nell'orale. Si sieda, è ammessa. Signor Frigerio, non ci siamo. Lo so. I professori mi hanno detto che a loro avviso lei era molto nervoso questa mattina. Molto. Lei ci tiene a superare questo esame? Sì. Sì. E noi le diamo la possibilità di affrontare gli orali, ma lei parte da una brutta posizione. Lo so. Ci siede. Grazie. Rimangono, appunto, il signor Caviglia e il signor Cobelli. Signor Cobelli, il suo tema di italiano è stato giudicato un disastro. Non solo per i contenuti, ma per l'assoluta carenza dal punto di vista formale. Lei non è ammesso agli esami. Si sieda. No, bene niente. Si sieda male, malissimo direi, se mi consente. Allibito. Non me l'aspettavo. Io mi sono pure impegnato. Mi fa sentire male, perché è proprio una sfida con me stesso che ho fatto e che ho perso. Signor Caviglia, siamo stati molto in dubbio su cosa fare di lei. Personalmente non ci credo. Però, siccome i miracoli a volte succedono, provi a fare un miracolo agli orali. Le dico subito che se non fa un miracolo, un vero miracolo, lei non li supererà. Comunque, è ammesso. Potete andare. Già sono un asino io, cioè devo fare pure un miracolo. Non ha senso. Non ha senso. Sì, mi ha fatto cagare addosso. Ora sono molto più motivato di prima. Sono più gasato, domani arrivo lì e spacco tutto. Piange, De Bortoli. Che cazzo piange, quello è gli esami. Io ho studiato tutto ieri sera per poi non mi fossi impegnato. Sarei qua a ridere. Ma adesso... non lo so. Ma cosa studi? Io voglio andare a parlare col Maggi. Perché io non voglio capire i miei errori dove sono stati.